per tanti anni ha rappresentato il destino del Napoli con un braccio alla fascia del capitano. Oggi invece è andato al Sassuolo, a difendere il Sassuolo. E vogliamo sapere dalla viva voce, non solo della nostra Buongiorno. Ferrari, bellissima come sempre, cosa è accaduto nella vita di Paolo Cannavaro. Innanzitutto buongiorno a tutti e buona Pasqua. Allora, noi abbiamo voluto seguire quest'oggi Paolo Cannavaro in questa sua nuova avventura. Si è trasferito a Modena, proprio come hai detto tu, al Sassuolo, però diciamo che lui è partenopeo di origini ed ha vissuto sempre nel quartiere La Loggetta di Napoli, insieme al fratello Fabio e alla sorella Renata, ovviamente ai suoi genitori, e solamente all'età di 17 anni era già al Napoli in Serie B. Poi ha fatto qualche anno tra Parma e Verona, ma poi tutta la sua carriera è stata al Napoli. Tra l'altro mi dicono che a casa a Cannavaro un po' tutti quanti abbiano praticato l'arte pedatoria. Un po' tutti quanti, anche le femminucce. Ma dai. Perché la sorella Renata giocava come attaccante, pensa un po'. E anche la mamma giocava, mamma Gelsomina, per cui facevano dei tornei estivi ai quali partecipavano con entusiasmo anche i due fratelli Cannavaro. Hai capito? Dunque, Cannavaro è sposato con Cristina, sì. Si conoscono da un bel po' di tempo. Hai detto bene, si conoscono da tantissimo, erano poco più che adolescenti quando si sono conosciuti, tanto che hanno nascosto il loro amore ai genitori per un anno e mezzo, dopodiché si sono dichiarati ufficialmente fidanzati e addirittura Cristina è rimasta incinta del primo figlio Manuel solamente all'età di 17 anni. Poi si sono sposati nel 2002, hanno avuto poi Adrian e nel 2008 hanno avuto anche Sofia. E io sono andata a casa loro, nella loro splendida villa che si affaccia sul Golfo Flegreo a Posillipo, una meraviglia. E allora godiamoci queste immagini con la regia di Riccardo Nisini. Ciao Paolo! Ciao Roberta! Vieni, entriamo. Grazie! Ma che bella questa casa, Paolo, è meravigliosa! Grazie. È la casa della vostra vita? Sì, quando l'abbiamo vista ci siamo innamorati e subito ci siamo decisi di prendere. E a proposito di innamoramento, dov'è la regina della casa, tua moglie è Cristina? Qua. Cristina è qua. Eccola! Ciao Cristina! Bene, complimenti, grazie. Una casa meravigliosa, anche arredata benissimo, buon gusto, ma grazie, dipende grazie. Da te? Insieme, abbiamo arredato insieme, questa volta abbiamo scelto dei colori molto più caldi rispetto all'altra casa. Ma qui vedo che c'è una sedia personalizzata, è bellissima. Sì, è un'idea che mi è venuta quest'anno quando il Napoli ha deciso di fare questa maglia mimetica, che è stato il primo club che ci aveva pensato, quindi ho deciso di farla diventare un'opera d'arte, diciamo che mi è riuscita l'idea. Ma che cucina enorme, che bella, è il tuo regno Cristina? Sì, è il mio regno. Adesso Paolo, essendo a Sassuolo, a Modena, fa avanti e indietro, come gestite questa distanza? Non è facile, ma cerco di gestirla nei migliori modi possibili, non tralasciando lui e soprattutto non facendo sentire la mancanza del papà ai miei bambini. Ma voi vi siete sposati, che anzi conosciuti, che tu eri poco più di una bambina, avevi solamente 13 anni, vero? Sì. E poi sì. Vi siete sposati appena sei diventata maggiorenne. Sì, all'età di 18. E invece tu, Paolo, ti sei emozionato il giorno del matrimonio, tanto che gaffa hai fatto? Sì, invece di dire io Paolo prendo te Cristina, ho detto io Cristina prendo te Cristina. Baby, don't you know I love you so. Can't you feel it when we... Mamma mia, che belle immagini. Rapiti dalle immagini. Sembrano una coppia molto simpatica. Sono molto simpatici. Devo dire che Cristina è vivace, estroversa, ha un bellissimo carattere. È anche molto gelosa del suo Paolo, giustamente. Io sono grato alla famiglia Cannavaro perché ci fu un Cannavaro, sì, che mi passò la Coppa del Mondo quando l'Italia fece la festa al Circo Massimo. E l'allora sindaco di Roma mi diede la possibilità di poterla presentare, un panico incredibile, e questa Coppa del Mondo lui me la passò e disse: ma io che c'entro?
E quindi, boh. E allora, come ti dicevo, Cristina è anche molto gelosa di suo marito Paolo. Mentre Paolo, se lo conosce al primo impatto, ti sembra molto chiuso, introverso, invece poi diventa un giocherellone quando si lascia andare. Per cui, insomma, hanno entrambi un bel carattere, devo dire. Ti scommetto che anche tu sei andata a chiedere che tipo di rapporto abbia col fratello, con Fabio. Non poteva certo mancare questa domanda, anche perché sono molto legati. Appena possono vanno in vacanza insieme. E c'è un aneddoto carino da raccontare relativo alla vacanza che hanno fatto loro due con le rispettive mogli a Ibiza qualche anno fa. Sono dei girovaghi, gli piaceva andare in giro dappertutto, tanto che sono riusciti addirittura a stancare entrambe le mogli che, come ti ho detto, pur essendo molto gelose, quando i due mariti hanno detto che volevano andare in discoteca a Ibiza, le mogli erano talmente stanche che hanno detto: andate voi, non rimaniamo in macchina a dormire. Non ne posso più. Non ne posso più. Ma perché non hanno soprannominato prima Dandy e poi Masaniello? Masaniello. Allora, Dandy gliel'ha dato un telecronista sportivo di Napoli che ama dare soprannomi ai vari giocatori, e per l'eleganza con cui lui gioca in campo l'ha soprannominato il Dandy. Masaniello perché è riuscito a portare il Napoli alla ribalta. Allora, in questi giorni sto lavorando al centro di produzione Rai TV di Napoli, che è una cosa molto particolare, un mondo, cioè proprio è cuore che trabocca, sì, da ogni bello, telecamera. Sono detto questo, affettuosi. Io l'ho visto con la gente Rai a Napoli. Posso immaginare che per i tifosi siano impazziti quando poi lui ha dovuto lasciare il Napoli. Hai detto proprio bene, perché il 31 gennaio, quando è stata data ufficialmente la notizia che lui avrebbe lasciato il Napoli, addirittura l'hanno data a una radio locale, hanno telefonato in tantissimi tifosi piangendo per questa notizia. E si è commosso anche il prete, mi ha detto Cristina, quando è andato a benedire la casa, ricordando appunto con affetto quando seguiva lo stadio Paolo. E poi tutti quanti, i magazzinieri, gli steward dello stadio, tutti gli amici, tanto che tutti i compagni hanno fatto il tifo perché lui rimanesse a Napoli. Nel momento in cui era certo che se ne andasse, gli hanno organizzato una festa sorpresa, gli hanno detto di andare a casa loro per cenare. Mentre lui si incamminava, l'hanno fatto entrare in un locale dove a sorpresa c'era tutta la squadra che lo aspettava, c'erano i parenti, c'erano gli amici, e hanno festeggiato alla grande, e sanno che lui comunque il cuore ce l'ha lì, è il primo tifoso del Napoli su cui poter contare. Parliamo invece dei tatuaggi. Che non si è fatto mancare nulla in termini di tatuaggi. Possiamo dire infiniti, perché ne farà ancora, però lo diciamo nella prossima clip, per cui non ti racconto altro. Vabbè, allora fai come se fosse casa tua, io me ne vado, mi metto su, no, e non guarda, puoi mancare, dai. Tu. Grazie. Ma che meraviglia! Questo è il luogo della casa che voi frequentate maggiormente? Sì, la zona dove sfruttiamo di più, dove spesso stiamo con gli amici, dove io comunque spesso faccio un po' di tapirulà. Ah, bene, bene. E tu invece, a quanto vedo, giochi a biliardo. Gioco e poi mi alleno anche con i miei figli, quindi sfido un po' loro, insegno a loro e faccio un po' di pratica io. Io sono negata, spesso lui ci prova a sfidarmi, ma meglio di no, perché è una cosa che non ama. Anzi, tra l'altro gli ho chiesto anche se la poteva togliere, visto che mi serviva più spazio. Infatti avevamo pensato di togliere sia il biliardo che la cucina, perché sono due cose che non servono. Senti, ma io vedo che qui ci sono delle foto bellissime, Paolo. Sì, questo tutta è la tua carriera a Napoli. Questo è il ricordo di una serata che i miei amici e qualche mio ex compagno di squadra mi hanno fatto una festa a sorpresa quando io sono andato via da Napoli per andare a Sassuolo. E ogni volta che riguardo questo quadro rivivo i miei 8 anni magnifici del Napoli. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. Tuo marito ha tantissimi tatuaggi, eh? Ce ne parli un po', Paolo? Qui ho i baci di mia figlia e mia moglie. Il ti amo scritto proprio da mia figlia e ripreso poi dal tatuatore. E pensi di farne ancora? Mi auguro. Qualche spazio ce l'ho. Qualcuno lo dedichiamo. A chi? Al Napoli. A qualcun altro. No, in mente un'altra cosa, vediamo un po'. Grazie per averci ospitati. Grazie a voi per aver dato la possibilità anche agli altri di vedere la famiglia Cannavaro come vive fuori dal campo. È stato un piacere. Grazie. Grazie a voi. Io non amo particolarmente i tatuaggi, però devo dire che l'idea che lui abbia ripreso una scritta del figlio
e dal tatuatore se la sia fatta fare sulla... qui c'è pure il nostro Giorgio che è mago dei tatuaggi. Coinvolge emotivamente perché è proprio la sua calligrafia, non è male. Di quando è piccolino. Dunque, Cannavaro a giugno festeggerà i suoi 33 anni, beato lui. Che si aspetta per il futuro? Entrambi lo diciamo. Allora, per il futuro si aspetta tantissime cose. La più imminente dal punto di vista professionale ovviamente che Sassuolo possa salvarsi e poi di giocare sempre possibilmente ad alti livelli. Per quanto riguarda i suoi figli, allora i figli giocano come pulcini già nel Napoli. Lui non può ancora dire se siano portati o meno perché dice che è troppo presto, però il suo sogno sarebbe che facessero anche loro i calciatori. Mentre la figlia, a differenza da tutti quelli di famiglia e anche dalle donne di famiglia che giocano a calcio, non ama per niente il calcio, ama cantare e ballare. E per quanto riguarda invece la loro vita, essere sereni e che tutto vada sempre bene, soprattutto in futuro poter essere ancora nell'ambiente del calcio, non come allenatore ma proprio sul campo, perché lui dice da quando ho 8 anni che sono sul campo di calcio ed è quello che so fare bene. E noi glielo auguriamo perché è una bella persona e sì, se lo merita. Allora, veramente. Il motto? Il motto rappresenta proprio la sua solarità, e cioè un giorno senza sorriso è un giorno perso, perché lui è sempre allegro. Mi piace. Cannavaro, a me sia mi piace. Sia lui che Cristina, una bella coppia. Alla prossima. Alla prossima.